Questa sera abbiamo terminato questa due giorni dedicati sia ai sacerdoti e ai religiosi che agli operatori pastorali della diocesi di Lucera Troia attorno alla Chiesa, vivere la Chiesa, paternità, figliolanza, fraternità e poi ci siamo addentrati questa sera soprattutto ecco, in alcuni aspetti che possono aiutarci a vivere il percorso sinodale che è appena stato iniziato nella Chiesa italiana ma anche con ecco, la Chiesa cattolica in generale. E abbiamo cercato di delineare il senso dell'essere Chiesa, del vivere la Chiesa. Ecco, che si manifesta poi nelle chiese particolari e nelle comunità di cui le chiese particolari sono composte, ecco, per dire come ciascuno è chiamato a dare il suo apporto, a contribuire con le ricchezze che ciascuno di noi porta dentro di sé affinché la Chiesa diventi sempre di più un motore evangelizzatore nei confronti del mondo. Ecco perché questa è la missione alla quale essa deve dedicarsi continuamente, non come ci ricorda Paolo, Papa Francesco, rinchiudersi in se stessa, una chiesa autoreferenziale non è una chiesa, non è la chiesa di Cristo, ma una chiesa in uscita, una chiesa cioè capace di testimoniare la bellezza e la gioia, il senso duraturo che la fede cristiana dona al nostro cammino di qua giù, annunziarlo all'umanità e annunziarlo per quanto riguarda la chiesa di Lucera Troia, qui in questo territorio, in questo contesto e con il quale la parola di Cristo e la bellezza del suo Vangelo continuano ad aver bisogno di essere incarnati. Il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha informato la cittadinanza che attualmente sono otto i lucerini che risultano positivi al COVID-19, mentre una persona è soggetta alla quarantena obbligatoria. Il numero dei positivi continua a scendere, dichiara il Sindaco di Lucera. Le vaccinazioni stanno certamente dando i frutti sperati. L'invito resta quello di vaccinarsi e far vaccinare il più possibile. Intanto in Puglia, il giorno 22 settembre, si sono registrati 196 nuovi casi su 12.337 test effettuati. Si sono registrati tre decessi e in provincia di Foggia 21 nuovi casi di coronavirus. Scende a 3.048 il numero complessivo delle persone attualmente positive al Covid in Puglia. Il Serra International Club e la parrocchia Cristo Re di Lucera annunciano che martedì 19 ottobre prossimo alle 19.15 Presso i locali della parrocchia Cristo Re, nel rispetto delle norme anti-Covid, ripartiranno gli incontri di catechesi profetica sul Libro dell'Apocalisse, interrotti a causa del dilagare della pandemia. La comunità religiosa dei padri Giuseppini del Murialdo ha deciso di riprendere il cammino di fede cristiana affidato a padre Fernando Angelini, incentrato sulla sintesi dei primi sei capitoli dell'Apocalisse, per poi proseguire in quella riflessione internazionale interpretativa che porta a leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio dell'amore che Gesù ci ha insegnato. Il libro dell'Apocalisse di fatto non è un libro che vuole parlare delle cose ultime, ma vuole parlare del presente, di come stiamo vivendo, soprattutto vuole che la comunità si sappia pronunciare sulla propria storia. Gruppo Amici dell'Arte, dopo il lungo periodo del lockdown, è pronto a ritornare in scena con uno spettacolo che sarà ambientato nella splendida cornice dell'Anfiteatro Romano di Lucera, nell'ambito della seconda edizione della rassegna Muse e Stelle, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Comune di Lucera. L'appuntamento è per sabato 25 settembre con inizio alle ore 21 con A morte de subt, una delle commedie che ha ottenuto il maggior successo e grandissimi apprezzamenti sia da parte degli spettatori sia in occasione della partecipazione ai vari festival e rassegne nazionali. Protagonisti di questo divertente lavoro sono Germano Benincaso, Lina Caratù e Arturo Monaco insieme a tutto il cast che ha fatto conoscere agli spettatori di tante città il linguaggio e le tradizioni della terra di Lucera e della provincia per tanti anni. Per assistere alla commedia Mort de Subd che va in scena appunto nell'anfiteatro di Lucera il 25 settembre c'è un prezzo popolare del biglietto a 10 euro proprio per consentire la partecipazione ad un pubblico più vasto e soprattutto per incentivare la presenza dei giovani. I biglietti per lo spettacolo sono già in vendita presso la libreria Kublai che si trova a Lucera in via Gramsci 27.